in maniera forse un po' eufemistica, Piero è una persona molto decisa. Vedo che ha insegnato, perché vedo anche una sindaca molto decisa, molto determinata, che si inserisce in quella tradizione culturale che lei ha voluto ricordare, ricordando alcuni degli amministratori legati a Fiesole e legati alla figura di Piero Farulli. Ha anche detto lei che questa manifestazione si inserisce tra quelle del centenario. Devo dire che questa è la più significativa, a mio giudizio, perché Piero è stato un grande, la sua fama è internazionale, ma il suo nome rimane legato a Fiesole. E averlo voluto ancorare a un luogo così suggestivo, centrale della vita della città di Fiesole, è certamente un grandissimo merito e, come lei ci ha detto, questo largo sarà sempre largo Farulli e non è affidato alle mode effimere di una struttura come l'auditorium. Dico la più significativa perché qui si riassume l'essenza umana oltre che artistica di Piero Farulli, perché Piero è stato quel grande musicista che tutti hanno celebrato e ricordato nelle manifestazioni in giro per il mondo di quest'anno centenario. È stato la più grande viola dell'epoca nostra, è stato celebre come il quartetto italiano, il quartettista più famoso a livello internazionale, ricercato ovunque e di cui la storia della musica certamente. Ma Piero era anche un personaggio straordinario, chi lo ha conosciuto lo ricorderà nella sua focosa irruenza, quei suoi capelli agitati e bianchi non corrispondevano al colore del suo, ma erano l'indice di una personalità straripante, non solo dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista umano. E lui ha sempre detto, unendo una sensibilità artistica non comune a una grande sensibilità umana, che concepiva la musica come un dono da restituire. Un dono che lui aveva avuto grazie alle circostanze della vita e a una madrina lungimirante e che aveva gustato fino in fondo, apprezzato fino in fondo, valorizzato fino in fondo, ma che pensava di dover restituire affinché, come lei ha detto, la musica fosse per tutti elemento di elevazione culturale e spirituale e servisse, come lui diceva, a migliorare la società perché nulla più della musica serve a far sentire l'elevatezza dei sentimenti, la solidarietà umana, avvicina le persone, crea quel modo di stare insieme che è il presupposto di una convivenza civile. Quindi lui applicava l'arte anche alla politica, intesa nel senso più nobile dell'espressione, cioè pensava al valore etico della musica come fattore di convivenza e di armonia anche nella società. E perciò fondò la scuola di Fiesole, perché voleva che la musica arrivasse a tutti, che tutti i bambini iniziassero, tutti i cittadini potessero iniziare sin da bambino a gustare la musica, a studiare la musica e che alla musica si potessero e si dovessero avvicinare tutti quelli che arrivano in una comunità senza distinzioni di sesso o di classe e quindi la scuola era per aprire la musica a tutti. La legata a Fiesole, lei ha ricordato quelle due stanzette qui alla Filarmonica con le quali nel 74 iniziò e forse nessuno poteva immaginare allora, forse solo Adriana che gli era vicina allora e gli è rimasta vicina per tutta la vita. E continua dopo a tenerne viva la memoria con grandissimo merito, con grandissima passione, in una maniera davvero esemplare anche lei. Solo Adriana poteva intuire allora quello che sarebbe successo, e cioè che un giorno la scuola di Fiesole sarebbe diventata un simbolo e un modello nel mondo della musica a livello internazionale, perché dalla scuola aperta a tutti, che fa germogliare l'orchestra giovanile, è poi nata la scuola di perfezionamento per i direttori di orchestra. Qui ne abbiamo due esempi meravigliosi di due allievi che hanno fatto carriera, ma non c'è orchestra nel mondo
nella quale non ci siano gli allievi di Fiesole e di Farulli. Quindi lui ha legato intimamente il suo nome d'artista e di uomo alla città di Fiesole. E siccome amava ripetere che la musica è un dono da restituire, lui a Fiesole ha dato tanto, perché Fiesole è famosa nel mondo da sempre, da secoli, e la sua bellezza la ripropone a ognuno che arrivi qui e che abbia la fortuna di potersi fermare. Ma certo il nome di Farulli, così noto a livello internazionale nel mondo della musica e della cultura, legato a quello di Fiesole, ha portato Fiesole nel mondo, facendola conoscere a tanti che forse non l'avrebbero potuta conoscere. E quindi Fiesole ha capito che se Farulli ha avuto il dono della musica, Fiesole ha avuto il dono di Farulli. E allora pensa il sindaco, Anna, bravissima sindaca Ravoni, decisa come il maestro, di restituire a sua volta questo dono a Farulli, intestandogli questa piazza che ne ricorderà per sempre il grandissimo contributo che ha dato non solo a questa città, non solo alla sua Firenze, ma alla cultura e alla musica italiana. Quando il 13 gennaio iniziarono le celebrazioni dopo il concerto di Capodanno, siamo stati a Palazzo Vecchio e abbiamo sentito un bellissimo concerto dove i due maestri che oggi vi faranno sentire un duetto hanno onorato Piero suonando la musica così come lui l'avrebbe voluta. E dopo quel concerto, che suscitò sull'onda di tutti quelli che erano presenti, quelli che lo ricordavano per averlo conosciuto e quelli che, non avendolo conosciuto, ne sentivano parlare non per la prima volta, ma c'era tutto il mondo della musica, dopo quella bellissima cerimonia e quel bellissimo concerto, uno degli allievi ha scritto ad Adriana, posso? Non svelo un segreto. Ha scritto una bellissima testimonianza che secondo me riassume il sentimento di tutti gli allievi, vero Stefano, e di tutti coloro che hanno amato Farulli, che era persona non solo decisa, ho detto eufemisticamente decisa, era una persona focosa, irruenta, polemica, passionale, fantastica, ma anche molto dura, molto severa, intransigente con se stesso e con gli altri, ma che ha lasciato una traccia profonda in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di accostarsi alla musica con lui e di studiare musica con lui. Anch'io ho avuto questa fortuna, non perché abbia studiato musica, non sono un maestro, caro Nazareno Carusi, non ho avuto questa fortuna, ma ho conosciuto Farulli a Fiesole, alla scuola, di cui sono stato ammiratore come tutti quelli che la amano la musica, e quindi ho avuto la fortuna di capire quello che un allievo che studia con Farulli e che si accosta alla musica e poi fa carriera non possa non ricordare e dare il meglio di quella carriera a lui. L'hanno fatto in tanti, l'ha fatto anche Muti, ma Pietro Scalvini ha scritto ad Adriana proprio sull'onda di quella emozione, e dopo aver ricordato il primo giorno in cui è arrivato a Fiesole ragazzino, si mise a disposizione del maestro e il maestro venne al leggio per eseguire la parte con lui. E lui dice, lui la sapeva la parte, ma io no. Eppure la pazienza, la comprensione, quasi la dolcezza, che è parola che sul viso di Piero sembra una contraddizione, lo accompagnò e fu l'inizio. E poi dice, ma sono forti le emozioni quando emergono così forti come ieri sera, fermare a pensare a quanto Farulli sia stata una persona che nel mio caso, e come credo per tantissime altre persone, non sia stato soltanto il maestro di viola e di quartetto, ma la musica, che si è inserita nel mio essere e che continua ad alimentare la passione che mi fa ogni giorno essere entusiasta e felice del lavoro che faccio. Questo è un suo allievo il giorno dopo il ricordo che del maestro abbiamo fatto nella sala dei 500 a Palazzo Vecchio. Ma quello stesso giorno
Riccardo Muti, che a Fiesole ha studiato, che a Fiesole ha insegnato, fece una bellissima intervista in ricordo di Farulli e mi piace portare questa testimonianza, che vale certamente più di ogni altra testimonianza, che unita a quella di uno degli allievi e al suono che altri due allievi faranno in suo onore tra poco, dice Muti in quella intervista: è stato Piero Farulli animato sempre da una passione instancabile, da una generosità senza limiti, ha perseguito un ideale etico altissimo con tenacia. Penso a cosa è riuscito a costruire con la scuola, a quanta fatica gli sia costata, perché purtroppo in Italia ogni operazione culturale di grande levatura ha bisogno di essere portata avanti attraverso una lotta senza quartiere. Ne ha appena ricordato una piccola anche la sindaca a proposito del nuovo auditorium. E dice Riccardo Muti: io perciò considero Farulli alla stregua di un eroe nazionale. Il suo obiettivo era seminare musica perché fiorisse una società migliore. Ecco, la testimonianza che quello che Farulli fortemente sentiva e che qualcuno allora aveva definito il sogno di Farulli o l'utopia di Farulli si è invece realizzata, e oggi, in questo anno, lo abbiamo sentito in tante parti del mondo, tutti rendono omaggio a quella utopia che la forza e la determinazione di Farulli ha saputo realizzare. E una delle testimonianze è Fiesole, è la scuola di Fiesole, legata per sempre al nome di Farulli, e oggi Farulli entra fisicamente, topograficamente nella città di Fiesole, grazie alla scelta illuminata dell'amministrazione della sindaca Ravoni, e scopriamo tra poco questa lapide che consegna Farulli alla storia gloriosa della città di Pieve. Le diciamo grazie a nome di tutti quelli che hanno amato Farulli, hanno avuto una grande lezione da Farulli, o lo hanno solo conosciuto, o da tutti quelli che nel mondo ne hanno riconosciuto la grandezza artistica e la grandezza umana. Grazie sindaco, grazie Adriana, che è stata l'animatrice di questo centenario e che continuerà anche per il prossimo centenario. Io non ci sarò, ma lei ci sarà nel nome di Piero. Grazie. Grazie, grazie del bel ricordo del maestro Farulli, perché chi di noi ha conosciuto il maestro davvero lo riconosce nelle parole che le ha detto. Allora, ora procediamo così, scopriamo questa targa insieme all'onorevole Letta, poi Adriana, se prima di dare il microfono, la voce alle due viole, se vuoi dire due parole, ci fa molto piacere, e poi...